E niente, niente, esco dal meeting, dico ciao, fammi vedere quanto hanno fatto i ragazzi. Ciao, ciao. E poi vedo il risultato, lo guardo. Lo riguardo. Non può essere. Allora poi lo riguardo bene e dico, porca pupazza, Che figura di... Buonasera, buonasera, buonasera qui dal raccordo anulare. Buonasera dal raccordo anulare. In realtà sto uscendo adesso dal raccordo anulare. Sto tornando su verso il nord. Mi sono fatto una bella oretta e mezza sul raccordo, quindi il mio l'ho dato. Adesso torniamo verso casa, ragazzi. Torniamo verso il nord, torniamo verso Milano, verso San Siro. Torniamo lì, insomma, no? Torniamo. Mezzanotte e 50 sarò a casa. Ma dicevo, allora esco dal meeting, perché ovviamente non sono riuscito a vedere la partita. Dico, cioè, fammi vedere cosa hanno fatto i ragazzi, fa vedere un po'. E sono rimasto abbastanza scosso, abbastanza sconvolto da quello che ho letto. Cioè, poi sono andato a consultare la formazione. In realtà, a parte Jimenez e a parte Pobega, c'era totalmente la titolarità. C'erano tutti i titolari, ragazzi. Il Milan ha giocato con tutti i titolari. E Bonera ha messo giù una formazione un po' sua, insomma, ha messo giù, almeno ho letto così, un 5-4-1, no? Con Giroud che fa la sua ultima partita, gioca 45 minuti, però questo 5-4-1 particolarissimo, mai provato prima, è alla faccia che era un 5-4-1. E alla faccia che era un 5-4-1, sennò cosa prendevamo? 10 schiaffoni, cioè. Posso dire, cioè, ma non ci andate a fare, non andate a fare amichevoli, perché io da milanista vero, io mi incazzo anche con le amichevoli, ragazzi, perché scusate che aggiusto troppo, da milanista vero io mi arrabbio anche con le amichevoli che non funzionano, perché non vanno, che facciamo le figuracce di pesanti di M così. Poi mi sono visto gli highlights e Teo ha fatto un gol spettacolare. Io spero ovviamente che non sia il gol dell'addio. Però quest'ultima, noi chiudiamo questo campionato, diciamo, chiudiamo questa Serie A 23-24 con questa bella ciliegiona, non fatto di ciliegia, ma fatto di una sostanza fecale in cima, in cui andiamo a prendere 5 schiaffoni contro la Roma. Non bastasse che ci hanno eliminato già dalla Europa League, dovevamo prendere anche 5 schiaffoni, un amichevole che conta esattamente come il 2 di picche, però comunque vai a fare un amichevole, vai a portare la tua immagine all'estero, perché ti invitano, perché ti danno i soldi, e chiaramente non ci si aspetta così, perché poi anche se è solo un amichevole, a livello internazionale la figura da cioccolataio comunque l'hai fatta, ragazzi. Il Milan ha perso 5-2 in Australia, non ha perso 1-0, ha perso 5-2 in Australia, l'ennesima partita, e non possiamo mica dare la colpa a Bonera, ma lungi da me dare la colpa a Bonera, no? Perché poi sento c'è qualcuno che rimpiange Pioli, perché cosa? Per una partita che ha gestito Bonera rimpiangi Pioli, cioè i mediocri, come mediocri tra l'altro sono quelli che vanno a mettere, ma il mio punto di vista è 700-800 like sotto un video che vi parla di Milan ha incrementato i bilanci, il Milan è migliore in questo momento, pam pam pam, andiamo tutti a mettere like perché il Milan vince la Coppa dei bilanci. Ora, dopo un'attenta analisi, quello che c'è da pensare e riflettere, invece di andare a mettere i like sotto chi fa i video sui bilanci positivi, secondo me c'è da pensare a quello che sarà del Milan, perché a parte, e lo dico sinceramente, dovete tenere Teo Hernandez. Secondo me Teo è da tenere, al di là che lui abbia scelto per una questione meramente diciamo personale, no? Di crescita professionale, di andare altrove, se fosse così, ma io proverei comunque a trattenerlo, perché ragazzi i soldi comunque convincono tutti. È vero che lui al Bayer prenderebbe 8 milioni e mezzo di euro, ed è vero anche che il Bayer, e questa è una notizia abbastanza recente, avrebbe offerto al Milan ben 80 milioni di euro, ragazzi, 80 peperoni al Milan per Teo. Diventa difficile, io lo comprendo, diventa difficile, però se l'obiettivo è crescere, se l'obiettivo è fare una squadra competitiva, Teo non lo vendi. Mi spiace dirlo, ma Teo non lo vendi, e i soldi per il mercato te li vai a prendere dall'altra parte, non li prendi dalla cessione di Teo, perché questo è l'obiettivo, ragazzoli belli. Bene, questa partita cosa ci lascia? Ci lascia la consapevolezza
che c'è da fare qualcosa di importante sulla squadra. Ci lascia la consapevolezza che prendiamo troppi gol e che della difesa veramente fa schifo, ragazzi. La difesa al Milan è da in certo qual modo da rifondare, ripartendo magari da quel Tomori, ripartendo magari dal giovane Malik Ciao, ma non ripartendo dal Calabria e nemmeno da Florenzi, ragazzi. C'è da cambiare qualcosa, c'è da cambiare veramente qualcosa, a fare degli inserimenti importanti in difesa, perché credo sia fondamentale per il Milan fare inserimenti importanti in difesa e anche negli altri reparti. Quindi ripartiamo da questo, non ripartiamo da campione bilancio, ripartiamo da questa ultima pesante sconfitta, nonostante amichevole, ripeto, che però ci fa riflettere, ragazzi, ci fa riflettere, ti fa dire: ma cosa state combinando? Perché lì oggi non era nemmeno colpa di Bonera, ma Bonera che tempo ha avuto di preparare la squadra? Ovviamente Pioli avrà gongolato da casa, ma sicuro che lo avrà fatto, avrà gongolato da casa, ma il discorso è proprio quello. Questi sono andati lì in ciabatte, sono andati in Australia per surfare. Bisogna ripartire dalla mentalità, manca completamente la mentalità. Questi sono completamente scarichi, questi sono andati lì perché obbligati a farlo. Non sono andati lì per far fare la bella figura al Milan. Non c'è collante, non c'è coesione in questa squadra. Mancano veramente le basi motivazionali mancano proprio. Manca, secondo me, la comunicazione e le basi motivazionali. Non ci sono proprio, ragazzi. Questa squadra è stata anche in parte smontata da Pioli per l'atteggiamento che non è riuscito a trasmettere. Ora, ormai hanno scelto Fonseca, vediamo quello che farà. Speriamo sia un gran motivatore che riesca a fare grandi cose. Non so cosa aspettarmi, però che figura di schifo, ragazzi. Qualcuno non ci pensa perché dice tanto è un amichevole. Io personalmente ci penso e dei bilanci non me ne fregavo con niente. Ripeto, spero e credo che questi ennesimi, diciamo, questo schiaffone a 5 dita mani aperta abbia fatto suonare una campanellina che faccia dire: signore, in alto, però aspetta un attimo. Va bene, un amichevole, però quanti gol stia prendendo? Speriamo, ragazzi, speriamo. Fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate. Intanto noi ci vediamo domani, come sempre, a pieno ritmo. Io intanto continuo a viaggiare. Magari stasera, mentre sono in viaggio, faccio un'entrata live alle 21. Mi raccomando, Salotto Rossonero, ci sarà da un bel po' di cose da parlare. Ci sentiamo più tardi. Sempre, comunque, Forza Milan. E addio!